ascoltare i tifosi. Amici e amici del basket maschile, ben ritrovati, Palazzetto Sport Comunale di Vicenza, di fronte alle formazioni della Tramarossa Vicenza in maglia bianca, in maglia nera invece quella della Recchico e Faenza, gara valida ricordo per la settima giornata del girone di ritorno della regular season del campionato nazionale di basket maschile serie A2. Magari ricominciamo cave a stavolta. Aspetta. Cominciata qualche secondo questa gara, valida per la settima giornata del girone di ritorno della regular season del campionato di basket maschile Serie B, e tra la Tramarossa Vicenza e la formazione della Chico Faenza. Una gara non importante di più per la squadra biancorossa soprattutto, ma abbiamo già iniziato con un errore clamoroso da sotto di Vicenza, che dice tutta su questo momento del Vicenza. Un Vicenza che sta soffrendo tremendamente la categoria e sta facendo di tutto per rimanerci. Non era nelle previsioni essere in queste situazioni, in questo momento del campionato, però tant'è, la classifica parla, è chiaro. Vicenza deve assolutamente fare tutto per salvare, però bisogna rispondere. 2-0 intanto con Faenza, si è portata in vantaggio. Vicenza ha un altro obiettivo, non è quello certamente della diciamo così quello che ha il Faenza. Il Faenza invece ha l'obiettivo playoff, e canestro è buono. Allora, fallo e anche tiri liberi per la formazione ospite in lunetta. Giattoni, 5-0, il punteggio iniziale, un break che ovviamente fa male a Vicenza. Vicenza che, ribadisco, sta soffrendo moltissimo. Una cosa che ci ha lasciato anche a noi addetti ai lavori abbastanza annichiliti, però De Martini, Rizzetto, Campiello, De Martini, il tiro, Campiello,
e va a segnare Ubi Cambiano. A Ubi 5-2. Faenza ci prova, secondo ferro, poi rimbalza un po' di Faenza, non ci sono lunghi assolutamente che possono darci una mano, e un lungo che ci manca sostanzialmente dall'inizio del campionato, è così, se vi pare. Di Martino. Fallo fischiato alla difesa di Faenza. Il quintetto schierato dal signor Marco Regazzi, coadiuvato da Claudio Agresti, è il seguente: Marco Perina, numero 5. Intanto numero 11 Daniele Casadei, numero 13 Riccardo Iattoni, numero 13 Emanuele Pepini. La squadra del Trama Rossa Vicenza, allenata da coach Marco Silvestrucci, subentrato a San Rolando, adesso prende un canestro assolutamente gratuito sulla bisaccia, voglio dire, eccetera, risponde con De Martini, numero 8, ecco. Poi il numero 18 Umberto Campiello, col numero 32 Andrea Campiello. Attenzione, intanto col numero 5 Nicola Boaro. Adesso c'è la palla. E col numero 13 Rizzetto, sotto il 5 Lunghezza di Vicenza. E va ancora la prima. Stasera si è trasformato in guardia di quelle giuste, però se... buongiorno, si vede al mattino, speriamo. Situazione di passi rispetto a Faenza. Trama Rossa che può andare avanti. Di Martini, Rizzetto, sì, va Rizzo, Trama Rossa mette il naso avanti, 10-9. Un punto avanti se riesce a giocare, però immediatamente, che è pazzesco. E qui io ho sempre visto tutte le squadre che vengono qui, ho sempre visto dei mostri incredibili, non so se siamo noi a farli trasformare in mostri, però è così. Tutti quanti tiratori a tre incredibili. C'è il fallo su Andrea Campiello. Andrea Campiello in lunetta. Due liberi per lui, Vicenza che può si gioca praticamente quasi in trasferta, perché si fanno più sentire quelli nostri. Peccato. Canestro 14-11, Faenza va avanti. De Martini, Campiello, su di lui c'è un fallo. Umberto Campiello viene, c'è un cambio,
Sì, c'è un cambio. Umberto D'Ampiello. Oh! Avanti. Maestro Valido, Rizzetto. E c'è il primo time out della partita. Tanto per cambiare, abbiamo sbagliato un calcio di rigore, è una cosa endemica. Guaro, intanto anche campo De Martini, si conquista palla, c'è un fallo su. Vicenza terreno di conquista, e questo fa male al cuore veramente, perché a questo punto adesso abbiamo fallo. No, ma io non riesco a capire cosa succede. Rimessa da fondo campo per Faenza. Che cerca penetrazione con il numero 9. Donadoni, poi. C'è questa contropiede di Vicenza, ennesimo errore. Tanto sto tempo qua non mi tengo in H perché va a finire. Due punti di vantaggio e
tiro libero. Allora riprendiamo con un po' di coraggio la tre cronache di questa partita, perché ci vuole tanto coraggio. Boaro. Un sotto per Campiello. 17-16. Vicenza prende palla. De Martini fuori. Basso, basso, basso il tiro. L'errore basso. Perin va a segnare. Fabio in attacco. Vai in attacco la brava rossa con 11 secondi a disposizione sulla
però. Allora, la numero 8 si rimane il secondo palo personale. Adesso. Si riprende a giocare 27 la formazione per la formazione di Faenza sulla Vicenza che ha 23 punti dopo i primi 10 minuti di gioco di questa partita, partita che per entrambe le squadre ha una valenza molto particolare. E va a segnare il Campiello, bravo Umberto, bravo il capitano indomabile biancorosso. Solo lui. Allora, riprogrammo sul 27 a 23 per la formazione Faentina, che non ha più tanto faticato ad andare avanti sul punteggio, poi Vicenza sì, ci sta mettendo anche il cuore, però sbagliamo anche i liberi. È una caratteristica che ovviamente ci accompagna dall'inizio della stagione. 27-25 meno 2 Vicenza, bisogna crederci, questa squadra non deve essere abbandonata così, è una squadra che sta lottando per la salvezza. Ma adesso un canestro importante da parte di Faenza, 29-25. Guaro. Campiello. E ancora lui. Campiello, straordinaria prestazione. 29-27. Tiene a galla lui la squadra. Assolutamente. E questa è la nota più bella. Il capitano che non vuole smettere di crederci. E rimbalza ancora questo. Però Vizzetto, anzi alla basso che ha perso il momento, ha perso palla basso, quindi la recupera la formazione ospite, 66, Maccaferri anche in campo. Adesso c'è un cambio. Campiello esce, un bel Campiello, non capisco perché. Cambio a mio avviso assolutamente inopinabile.
Adesso vediamo un po'. Faenza, attenzione. Basta. Boero. 32-27, sempre 5 punti da rimontare per Vicenza. Sembrano una Everest veramente. Però è così. E va a segnare. Vai. 32-29. Squadra che tiene il campo dal punto di vista della voglia, del cuore, eccetera, però subisce, non c'è difesa, non è mai esistita difesa dall'inizio del campionato. Andrea Campiello, niente da fare, recupera la squadra avversaria. Poi c'è il fallo, guarda. 7 nel corso di questo secondo e quarto gioco. C'è il time out. Di qua 7-21 a giocare in corso questo secondo quarto di gioco. Attenzione, continua a segnare Faenza. 37-29 più 8. Vicenza non conosce la parola difesa, e anche una squadra purtroppo che sta patendo anche psicologicamente questo campionato tribolatissimo, non c'è ombra di dubbio. Gira palla Faenza. Boero. Attenzione, il mancino va a tirare, sbaglia sul secondo ferro a Diattoni, quindi sotto, e andiamo a perdere. Non c'è soluzione di continuità. Si ripropone in attacco Faenza, che ha 8 punti di vantaggio a 6-26. Riposa intanto per Vicenza, il numero 20 Eros Chinella. Pallone recuperato da De Martini. Martini che si fionda, va a segnare. 37-31, meno 6. No! E la difesa non c'è! Non esiste difesa! Non esiste difesa.
una marea di punti in casa è impressionante. Io mi domando come si fa. Andrea Campiello, l'errore. Fa iniziare in avanti, 8 punti di vantaggio, può andare a 10. Eccolo qua. E c'è anche il fallo di Chiesa. Non commento più neanche. Thank you.
Cambio tra la rossa, la pronta ad entrare, madre del Cappello. Esce la tua vittima di metallo. Thank you.
All'ordine dei signori Cristiano Giusto di Agnasigo e Nicolò e Bertuccioli di Pesaro, andiamo a vedere insieme questa terza parte, terzo quarto di gioco di questa partita che vede Vicenza soccombere nel punteggio ad opera di Faenza con il punteggio di 52 a 37 dopo i primi 20 minuti di gioco. La partita che a parte i primissimi minuti non ha avuto storia per quanto riguarda l'inerzia del punteggio. Vicenza di Apace continua questo campionato tripolato per i biancorossi, Faenza che lotta per le prime piazze del campionato, Vicenza che lotta invece per cercare di evitare i play-out, ma è durissima perché per come si sono messe le cose è durissima. Adesso c'è un fallo in attacco, ricordi parziali 23 a 27 il primo, 37 a 52 il secondo, cioè vantaggi diciamo importanti per la squadra ospite che ha meritato fino adesso di essere indubbiamente avanti. Vicenza che ha bisogno di un condottiero, una persona carismatica. È grandissimo Umberto Campiello, continua a imperversare, 52 a 40 il capitano, un solo capitano. Umberto sei un grande, te lo dico qua in telecronaca. Eh sì, non si molla mai. Adesso vediamo un po', dai, cerchiamo di mettere un po' le cose in ordine. Vicenza deve assolutamente salvarsi, deve assolutamente mantenere questa categoria, ma l'errore di basso e c'è il fallo poi di De Martini. Quindi si va, attenzione, c'è un oggetto in campo, ma non derivato ovviamente da nessuna protesta. Si va avanti. Faenza che continua ad avere l'inerzia della partita dalla parte sua. Adesso c'è un fallo, si apre di difesa di Atomos. Settima giornata del girone di ritorno del campionato Nazionale Basket Serie B maschile. E c'è il canestro. Faenza va a portarsi sul più 14, 54 a 40. Vicenza che è ancora staccatissima, purtroppo per i colori bellici. Continua, ribadisco, questo stilicidio di annata. Adesso c'è l'errore sotto. De Martini va a segnare. 42. Meno 12, ma passano i secondi. Adesso c'è un tocco. L'ultimo.
l'ultimo è biancorosso peraltro, quindi è rimessa per Faenza. Gattoni, poi scarica palla fuori, mamma mia che tiratore ragazzi. Pini va a mettere la tripla, 57-42, si allarga la forbice, cerca di Vicenza di reagire come può, ma ovviamente, e c'è il fallo sulla penetrazione, anzi no, passi. No, oh, c'è un'infrazione di passi, sembrava farlo, diceva. Vicenza riconquista palla a Boaro. Boaro. Fallo. No, neanche, neanche in questa casa. Campiello questa sera davvero molto molto bravo. E va Rizzetto. Gioco 2 con Andrea Campiello, va a realizzare 57-44, meno 13, può andare Vicenza di nuovo a meno 12, 7 primi nel corso, a giocare nel corso questo terzo periodo di gioco. Si tiene viva la fiammella in qualche buona sostanza. Impressionante, non c'è difesa comunque, 60-45. Una squadra, quella biancorossa, che adesso va a segnare, ma non difende, non difende, non difende, purtroppo. Sotto, ecco, 62-47, 62-47. Guarda Campiello, Campiello a 2, l'errore, il rimbalzo. Che era per Gattoni, sta calato da Vicenza. Perine, Perine, pallone dentro. Gran bel gioco, Faenza sta strameritando. Casadei in lunetta sbaglia, secondo ferro un po' in mezzo, perché Vicenza ovviamente non... ecco, si segna qua. Straordinario Umberto Campiello, un buon momento, 67-50, il punteggio. Campiello tiene vive non le speranze vicentine, ma tiene vive comunque quelle che sono almeno le, l'orgoglio, l'orgoglio biancorosso. Adesso bravo De Martini a farsi fischiare questo fallo in attacco, 5 primi,
ci sono 8 secondi al termine del terzo o quarto di gioco. Basso, poi Boaro. De Martini. Impressionante. Adesso andremo a vedere i punti quando ci porteranno il foglietto, il foglio con i dati del terzo quarto. Ancora e va liberissimo, difesa assolutamente inesistente. Chi nel lato prova l'anticipo, c'è un fallo. C'è la licenza, bonus purtroppo, vale la prima. Buono il secondo, 71-52. Mamma mia. Adesso c'è un fallo che ci ha rischiato la difesa avversaria. Silimani. Campo. Tanto De Martini. Ma siamo tanto lontani. Palla Faenza, chiaramente ogni secondo che passa è grande. Impressionante gli attori, ma non c'è proprio difesa. Cioè, questa è una squadra che, secondo il mio modesto punto di vista, probabilmente non ha mai lavorato sulla difesa, e quindi adesso questi sono i risultati. 20 punti sotto in casa, la dice lunga. De Martini, tanto in lunetta. Secondo libero, tanto per cambiare, solita minestra anche dalla lunetta, percentuali assolutamente scarse. Cerca anticipo Rizzetto, anzi basso, non lo trovo. No, tiraccio adesso all'ultimo secondo, lo scade di 24. Chi nel lato? Fallo sul numero 13. Iattoni. Anche bonus anche per la spronazione ospite, per cui si va in lunetta con Umberto Capiello.
9 prima. Cantiero questa sera un monumento, ma l'unico che si può ovviamente erigere. Bravo capitano. Faenza ha tutto comunque il tempo per gestire questa situazione. Vantaggio abbastanza considerevole. Vediamo un po', attenzione. C'è il fallo. Daniele Casadei. In lunetta Casadei. Buono il primo. Buono il secondo. 5-7. Entrato intanto in campo il giovanissimo numero 10 e Francesco Obue, direttamente ai giovanili, sbaglia un vai. Palla toccata, cioè, la rimessa a favore della Faenza. Tramarossa in svantaggio, ahimè. Attenzione al numero 9, sbaglia clamorosamente, diciamo così, Donadoni. E sbaglia anche Vicenza col tiro di basso. Passano intanto i secondi, 2-11 al termine del terzo quarto, altri 10 minuti. Infrazione di passi. Silimani. Obue. Bravo Franci, però viene stoppato, ovviamente non può avere la sicurezza di un veterano. Chi nell'altro? Non è il campione. Vi dirò. 7-6, 5-9. Adesso c'è il timeout. Vicenza avrà un tiro libero su partita dopo questo timeout.
passo in lunetta, sbaglia, dico soprattutto, ma non è più una novità ormai in casa biancorossa. Molte le pecche, moltissime. Questo bellissimo, un potere di Faenza che va a realizzare. Adesso la rotta. È un pianto greco, purtroppo. Adesso c'è un altro time out, questo disco di Forza Silver Succi, per un Vicenza che veramente sta soccombendo alla grande. Oboe, primo da giocare, ultimo giro di lancette. Bravo Francesco, il pallone a Campiello. 80-61, siamo ancora per Vicenza a distanze siderali da Faenza, che ormai ha avuto un minuto di non amore, come si dice. Nel senso che è sempre stato in vantaggio senza mai temere un ritorno del punteggio di Vicenza, sono forse minutissimi iniziali. Adesso c'è una pausa. Marco Perin prende anche il secondo, poi perde palla. Non ci siamo, l'esperienza non c'è. Eccolo qua. Ah, adesso a sto punto veramente certi errori sono imperdonabili. Peccato, perché questo dimostra probabilmente i limiti che abbiamo visto, non certo di cuore, perché questa squadra è un cuore immenso, ma limiti tecnici. Palla persa da Faenza, Vicenza si riscommette. Chinellato, ultimi 12 secondi disponibili. C'è il fallo su Tanta Faenza, 6-2 Vicenza, 6-3 Vicenza. 80 punti in 3 quarti, purtroppo sono davvero tantissimi.
adesso finisce il anche il terzo quarto. Faenza molto lontana, 80-60. Ricomincia ultimo quarto di gioco, questa gara valida per la settima giornata di ritorno. Regola season al campionato nazionale maschile di basket serie B. Faenza, Recchico avanti nel punteggio 80-63, 6-3 sulla trama rossa Vicenza dopo la prima mezz'ora. E quindi questo dice tutto come sono andati i primi tre quarti. Vicenza sotto nel punteggio, generosa, ma senza, diciamo, un gioco, senza difesa non ne parliamo, e quindi la cosa è tutta lì. Fallo fischiato alla difesa biancorossa dell'incontro sessionale Cristiano Giusto di Abignasico, provincia di Padova, Nicolò Bertuccioli di Pesaro. Chiaramente per il pubblico biancorosso è triste vedere Vicenza, un bel palazzetto così, terreno di conquista spesso e volentieri, ma ragazzi stiamo assistendo all'ennesima, diciamo così, sconfitta casalinga. Chinellato, vediamo se in 10 minuti comunque ci sarà zampata l'orgoglio, chi lo sa. Andrea Campiello distantissimo dal canestro. Chinellato sbaglia, se si palla Donadoni, poi il tiro di Emanuele Pini che ha massacrato dalla distanza. La difesa biancorossa, difesa, se c'è stata una difesa, sbagliamo. Altro volume perso. Debacle. Se non vedremo una squadra NBA, Faenza. Alcuni giocatori biancorossi già con la testa negli spogliatori. Buono. Mamma mia che imbarcata. Sento il tiro sbagliato. Rimbalzo. 7:45 al termine di questa infausta partita per Vicenza. Trova
sono davvero i giocatori fa in tempo che poi finalizzato contro Pere il guerriero finalizzato 87-65 87-65 palla che finisce sul fondo ma toccata la Vicenza quindi si fa con una rimessa anche il pubblico vicentino è annichilito rimbalzo, Boaro lo commette Maccaferri Chinellato Campiello mamma incredibile 25 punti per Campiello questo amore non c'è niente da fare fallo di 87-66 pensate quasi 90 punti subiti in nemmeno 40 minuti di gioco sono tantissimi questa la dice lunga sulla mancanza totale in questa partita ma non solo della difesa biancorossa nel lato fuori Campiello poi Boaro Boaro c'è il fallo su Boaro adesso siamo distratti un attimo perché c'è una persona che è stata soccorsa dalla il personale appunto di Campiello continua intanto imperversare 87-70 riduce un po' la pillola di poco Maccaferri fa quello che... passeggiata di Maccaferri questa basita a mancanza totale di una barriera difensiva come vi piace come già detto prima adesso manca un giovane in campo Pier Giacomo Rigoni sì vabbè però vai Pier Giacomo fai esperienza dentro intanto partita persa per persa ecco qua sbaglia sotto il clamoroso e tiro ormai cambia poco Campiello 30 punti termina la partita il
Nalto Ivessilli per il capitano biancorosso, che non ha mai mollato un centimetro di esterno. È così che si fa. Boaro. De Martini. C'è questo guizzo, diciamo così, di orgoglio. C'è subito il time out chiesto dalla panchina ospite. Sempre sulla trasferta, e senti solo i tifosi avversari di tutta Italia, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, siamo sempre in trasferta. Vero o no? Vado a matematica, vado in fatti. Ultimi 4 primi e 45 secondi da giocare, 89-75 il punteggio a favore di Faenza sulla Tramarossa Vicenza. Tramarossa che sta cercando di tornare in partita, qualcosa ha rosicchiato in quest'ultimo quarto. Boaro. Pallo sulla tentazione di Boaro, quindi. Se riduce un po' lo svantaggio, partita che potrebbe ancora riaperto, 89-77, meno 12 Vicenza, ma troppo bello per essere vero. C'è un altro pallone che per la forza. Di questa squadra sul piano dell'impegno e carattere, i nostri poverini ce la stanno mettendo veramente da 4 primi dal termine. Buono, 89-78, addirittura meno 11, incredibile il Cibali, come si dice. La partita incredibilmente e teoricamente riaperta, però mezz'ora buttata al vento potrebbe costare molto caro. Vai Campiello, De Martini. L'errore di Boaro, col palla sotto De Martini. L'errore, mamma mia che caos sotto il canestro. Gli arbitri non fiscano nulla, è successo di tutto. Vabbè. Fallo. Fallo di Boaro. Chiaramente Faenza, teatro di in barca, anche perché praticamente magari sta calando. Vicenza da meno 20 è riuscita a tornare in scia almeno dignitosa, 89-79. Una stoppata
c'è il fallo probabilmente. E c'è la canestra della giovanissima rivolta. 89-81 a 3 minuti alla fine, l'impegno, chi l'avrebbe detto? E adesso si accende il palazzetto, eravamo già arrivati a recitare la De Profundis. Vicenza tanto l'altro dagli spogliatoi perlomeno ha messo in campo una grande grinta, ma... potrebbe non bastare. Intanto avanti con Perin. Subito a canestro. Un fallo personale per i gol. 91-81 più 10. Andava più 11. Senza avuto la reazione dell'orgoglio immenso. L'orgoglio è andato. Niente. Senza colpativo adesso, sbaglia, Vicenza, e poi palla con Boaro, De Martini. Bravo. Vai, l'errore su Vai, fallo, ma non su Vai, è una semplice rimessa. 92-81, chiaro che segnare 81 punti ma subire 92 vuol dire che ribadisco la difesa ha fatto la differenza. Ubi Campiello, mito. Buona prima. 92-82. Vicenza non cede comunque, almeno teoricamente. C'è il time out a 1.54 al termine, chissà. Si prende a giocare 1.52, fallo di rifletto adesso. Perin.
83, 83. Tocco. Campione Umberto, toccato. Schizza via. Perino, collegio. Cerca l'anticipo, vai, non lo trova. Segnale invece, non a 12. 95-83 più 12. È impossibile chiedere di più, probabilmente questa sera questa squadra. Rizzetti. Verrò. Finisce qui la partita, ma era finita già da tempo, però. Fallo di Martini. È già in bonus ovviamente, quindi si va in lunetta. Buono il primo, 96-83. Rischiamo di prendere un centenario. 97. In casa. Applaudito Umberto Campiello, esce dal campo. Ci mancherebbe altro. Fratello non è molto sintonizzato su questa partita. C'è un contatto adesso sotto canestro nel press finale. Servirà quello che servirà. Palla riconquistata. De Martino. Rizzetto, l'errore. Non la buttiamo dentro, solo Umberto Campiello. Ha tentato di capire la palla, ma non ho visto neanche fare. Ti arriva per Faenza, 52 secondi. Buono il primo, 98. Certo che subire quasi 100 punti in casa. Da basso. E c'è il time out. Ultimi 50 secondi della gara, Vicenza sotto 9-9-8-3 contro Faenza, che potrebbe addirittura festeggiare i 100 punti. Sono ancora possibilità matematiche.
altra sconfitta, Vicenza sempre più nel catino bollente della zona ultra pericolosa, zona minata della classifica. Vai al tiro, l'errore del campione, vai. Il tabellone 99-86. Passano i secondi. Fallo di Andrea Campiero. Serve nulla. C'è 9 secondi. Si dà lunetto. Una lunga agonia. Lunetto con il numero 11. Daniele Casadei. Festeggiano i tifosi di Faenza che hanno giocato praticamente in casa, 101-86, anche questo è un punteggio da ricordare. E finisce 101-88 il punteggio finale a favore della formazione di Faenza sulla clamorosa Vicenza, che dovrà lottare disperatamente per salvarsi. Grazie per lo sport e come la Vicenza è tutto, grazie per l'attenzione, alla prossima.